Eccomi qua, nella luce amica di una giornata di mezza estate. Tutti dicono che sono la più bella del mondo e la più ospitale. E io ringrazio. Qualcuno aggiunge però che sono diventata anche cinica e indifferente. E te credo, in quasi 3.000 anni ne ho viste di tutti i colori. Tante e tante che non potete neanche immaginare. Sicché ho dovuto imparare a non farmi coinvolgere troppo, a restare distaccata e indifferente. Ma ci sono state giornate in cui, inutile nasconderlo, le lacrime sono scese come una pioggia d'autunno, lente ma interminabili. Ed è stato quando qualcuno se n'è andato, lasciando un posto vuoto, un posto incolmabile. Come quel 25 febbraio del 2003, quando un figlio mio se n'era andato. Ed era un figlio particolarmente caro, che mi rispecchiava così come io mi rispecchiavo in lui. Beh, l'avete capito. Sto parlando di Alberto. Alberto Sordi. L'Albertone dei Romani, detto anche l'Alberto Nazionale, che tutti ritengono abbia raccontato i vizi e le virtù dell'Italia. E deve essere proprio vero che Alberto rappresentava tutto questo. Si sono venuti in tanti a dargli l'addio al Campidoglio prima e a San Giovanni poi. E non solo da Roma. Ma guardate, decine e decine di migliaia di persone con le lacrime agli occhi e anche il Presidente della Repubblica, pensate. Tanti mi hanno raccontato, tanti hanno cantato la mia grandezza. Beh, per una volta voglio essere io a raccontare. Vi racconterò Alberto, questo grande figlio mio. Il progresso ci ha dato il cinema e la televisione, dove Alberto è rimasto fissato per sempre e dunque chi voglia incontrarlo di nuovo può farlo ogni volta che lo desidera, come io e voi adesso. Senti Venturino, modera le parole, sai, e guarda bene con chi parli, hai capito? Ma insomma, che cerchi, ma te la vuoi andare? Cosa credi di impressionare? Quando era indisponente e petulante. Tu tutte le mossette per la difesa personale? Non lo sai che l'inerme vince sempre? Non è vero, signore, che l'inerme vince? Vince sempre l'inerme, sa. E che ne so? Certo che vince, e in un istante te ne darà la prova. Prima posizione, pronti all'attacco? Seconda posizione, mani ad un cadartiglio per la presa? Uno! Ma va, moria, ma guarda che mala capitata. Aio! Ma che te stai mattita da mettere a te potentetta? Sessavona, Finale Ligure, Albenga, Alassio, Piano Marina, Oneglia, Imperia, Sanremo, Bordighera, Ventimiglia. Disperato e drammatico, accusato di colpe che non aveva commesso. Diretto per Verona, Bolzano, Fortezza, San Candido e in partenza dal binario 7. Diretto per Verona, Bolzano, Fortezza, San Candido e in partenza dal binario 7. Ma che sta a dire? Chi ti ha chiesto niente? Sta a parlare da sola. Ma allora perché... Oppure l'infingardo commerciante di robe vecchie. Ma quale posto mio? Quale posto mio? La licenza in testa tua, non l'hai voluta. Io sono povero disgraziato, mi puoi mettere sul lastico quando vuoi. Allora che faccio? Io te la levo. Namo. Ah sì, a furbo. O un lestofante sotto mentite spoglie. Oh, agiono, ma che... ve ne dovete annare. Ma perché? Ma se vedi che annate, ve ne annate, ma perché no? Se ne devo annare? E bisogna ve ne annate! Modena, Modena, Modena Elvi. Modena, ma come? Abbiamo la fortuna di conoscere due americani. Il maniacale sognatore dell'America del Kansas City. Ammazza che macchina. Freccia d'argento. Allora, you commander. Agli ordini americani. Polizia del Kansas City.
L'insuperabile ubriaco alla maniera dei grandi comici del muto. Calcolando che il mutuato italiano, si parla di escluse le domeniche, i giorni festivi e le vacanze, facevano una media di circa 75 visite al giorno, di cui approssimativamente 70 in ambulatorio e 5 a domicilio. Ora calcolando l'una per l'altra 10 minuti, ero arrivato ad una media di 13-14 ore al giorno. Cercai di diminuire i tempi, arrivai a 7-8 minuti a visita in ambulatorio, ridussi ai casi urgenti le visite domiciliari, ma nel frattempo i mutuati aumentarono. Arrivai a 5 minuti a visita, ma la quota salì a 3.114 mutuati. A 3.115... E ancora il patetico guitto della Van Spettacolo e tanti, tanti altri personaggi. Sono stati 149 i suoi film, pensate, pochi sono arrivati a tanto. I primi film di Sordi erano dei film completamente anarchici, rivoluzionari. Lavoratori! Era un cattivo anarchico folle. E io ero incantato da quest'attore e mi chiedevo come in quegli anni un attore in qualche modo così perfido potesse avere così successo. Però secondo me era dato dalla maschera. Sordi aveva una maschera alla quale non potevi non voler bene. Era un faccione che in qualche modo poteva essere una maschera romana, una specie di rugantino, ma nemmeno. Sordi e Sordi. All'estero c'è il rammarico, per esempio in Francia c'è il rammarico di non poter godere appieno della grandezza di Sordi, che pure apprezzano molto, perché sentono che è molto legato al modo di esprimersi, è molto legato alla lingua, nessun sottotitolo gli può rendere giustizia. E quindi tantomeno nessun doppiaggio. Ma che siete matti? Oh. Ma che si ammazza così la gente? In questo rammarico c'è però anche l'universalità di Alberto. Non è diventato notissimo in America, forse perché appunto l'ostacolo è stata la lingua, per cui attori come De Niro sono più internazionali di Sordi e invece non bisogna aver paura di dire che Sordi è ben più grande dei maggiori attori internazionalmente noti. Io faccio una scappata dagli Orsini e vi raggiungo. Ci vediamo all'alba, eh? Ah. Mi dispiace, ma io so io e voi non siete un cazzo. Come un colpo di cannone, come un colpo di cannone. Un demonio, un demonio, un demonio che fa l'aria di mammar. Chissà se era nato davvero al rombo del cannone con il quale i romani rimettono l'orologio a mezzogiorno. Di certo ne aveva tutta la vitalità e già lo si vedeva nella spavalderia delle foto giovanili, quando già si metteva in posa come fosse alla ricerca di una scrittura, in un'ansia di esibirsi che sembra averlo colto già nella culla. Era stato senza dubbio Trastevere, dove era nato, a fargli incontrare quelle figure umane che sarebbero andate a creare ed arricchire la sua galleria di personaggi. In tanti secoli di vita, di gente ne ho conosciuta tanta,
ma io ho un debole per la gente di Trastevere. Gli altri non se ne abbiano a male, ma lo devo ammettere. Trastevere l'amo. Ancora popolata di artigiani, falegnami, sarti, panettieri, fabbri. Gente semplice che ha mantenuto forte la propria identità e ne va orgogliosa. I muri ci rimandano antichi problemi, forse non ancora risolti, ma che ci volete fare? L'importante è vivere, sembra ricordarci chi vi abita. E tra quei vicoli scorre una vita che non sembra cambiata dai tempi dei tempi, dove è facile ricevere amicizia e dare ospitalità. Trastevere vuol dire al di là del Tevere. I romani di una volta, quelli che erano nati sull'altra sponda, pronunciavano questo nome come se volessero ricordare ai trasteverini che loro non erano i veri romani. I trasteverini non se ne sono mai curati e oggi dire romano di Trastevere è un rafforzativo. Significa essere romani ancora di più. Maccarone, m'hai provocato e io ti distruggo adesso, Maccarone. Io me ne magno. Questa icona di Alberto, oggi più popolare che mai, ci dice che Trastevere, e ne sono felice, è luogo di piacere gastronomico, di mille danze e vini, dove nessuno sa resistere alla tentazione di sedersi davanti a un fumante piatto di pasta. Dalla mina si riconosce dai due capi, mentre la cotonina si brucia con la fiammetta. Io mi ci faccio un cappellino dello sciatore. Ma che sta a fare? È matra! Come dicono qua, o girare per le viuzze di Trastevere ci ricorda anche un mondo di forti passioni, di storie decore e decortello, come Erfattaccio, che il popolino ascoltava partecipe e commosso e imparava a memoria per raccontarlo ad altri. Che vuoi? Voglio che te ne vai! Senza che fai più tanto il prepotente, senza che mi stai a fare tanta boiaccia. Mia madre, prevedendo la questione, si mise in mezzo per portare la pace, ma Gigi la scansò con uno spintone. E poi mi fece, a voi sor Santarello, invece ora una piccola lezione. E appena detto questo, aprì il coltello e mi si avventò addosso. Mamma si mise in mezzo e in frattanto che Gigi dà a botta io la scanso, ma mamma da uno strillo e casca longa longa. Vieni l'urlo di berva e strillai a boiaccia, famone, scellerato, tu m'hai ammazzato mamma. Come una iena mi buttai addosso, gli agguantai la mano, gli strappai il coltello e poi vidi tutto rosso e giù menai. Mamma che passa. Mamma mia. Mannata Ercoeli. Proprio così, Ercoeli. Così i romani chiamano quasi familiarmente con un diminutivo il carcere di Regina Coeli. Però Alberto, con la sua visione anticonformista, seppe subito farne una storia delle sue e parlare del carcere in modo irridente e surreale, quel modo che gli avrebbe dato fama e popolarità. Non scriverò le mie prigioni, perché sono state già scritte da Silvio Pellico. Scriverò soltanto un memoriale che leggerete un giorno sul giornale. Io sono un carcerato, ma non per questo il mio pensiero vaga. Ricordo di quando ero bambino che avevo sempre a mia disposizione qui nel taschino riducente soldino. Bei tempi d'allora, ad un tempo passato, pazienza io ricordo, ora son carcerato. Ma non per questo sono disperato, anzi tutt'altro. Prego maestro, no, lei è di scuola, quell'altro, quello di musica, please. Prego maestro, please.
Batto il tacco, non so matto, batto le mani, sì sì domani, faccio uè, mi chiederà un passante cosa c'è, cosa c'è, cosa c'è? Scusi lei signore, lei chi è? Sono un carcerato? Perché questa domanda, ma perché? Ritmo sincopato, do, re, mi, fa, sola, si, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, gioco al baseball, sei un americano, non so carcerato, ritmo sincopato, ritmo, ritmo, faccio uè, si sono carcerato, miei signori, cosa c'è? Ritmo sol per me. Alberto ci rideva su, però quanta gente è finita qua dentro. Magari per un furtarello o un taccheggio, che sarebbe poi rubare un portafogli strada facendo. Ma per alleggerire il senso di colpa, per mostrare l'ineluttabilità della cosa, si ripeteva un detto che è vecchio come le pietre di quel tetro edificio. A Roma c'è un detto che dice: a Regina Celi c'è una scalino, chi non l'ha montata una volta non è romano. Oh, è proprio vero, sa. Son nato all'ombra del cupolone, dicono orgogliosi i romani. Ma per vedere il cupolone, i trasteverini debbono almeno spingersi fino al Tevere, accompagnati dallo sguardo ironico di Giuseppe Gioacchino Belli, un grande poeta che inventò una lingua per cantare la mia gente. Per vedere Piazza San Pietro da vicino, una volta bisognava poi superare anche la cosiddetta spina di Borgo, un dedalo di costruzioni che era vita pulsante, era sangue delle mie vene e che venne, ahimè, abbattuto per far posto a Via della Conciliazione. Scoprire San Pietro dietro quella specie di sipario naturale era un'emozionante iniziazione, un secondo battesimo. Io l'ho saputa questa cosa che ero nato sotto il cupolone, quando ero piccolo così. C'avevo 3 anni. Era una grande festa, la festa di San Pietro. San Pietro, mio padre si chiamava Pietro e ci portò a mangiare qui a Borgo, una trattoria caratteristica. A parte che si mangiava bene, ma era piena di turisti, piena di gente, perché dopo mangiato sapevano di vedere il grande evento. Dico, ma che è questo grande evento, questo colpo grosso? Papà, dice, adesso te lo spiega papà. Mi prese per mano all'uscita della trattoria, passando per questi vicoli, era come un labirinto Borgo Pio, tutte case, casette, portoncini, tutto in miniatura, quasi in miniatura. Allora gli strinsi la mano così e lui sentì che io avevo un po' di emozione, mi disse, non ti preoccupare, vai con papà, tu vedrai un'immagine che non dimenticherai mai più nella vita. Allora affrettò il passo, dice, guarda, pochi minuti, facciamo ancora 2 o 3 vicoli e poi tu ti troverai di fronte a questa immagine. Allora mi voltai e questo sorriso dolcissimo di mia madre mi disse, vai, vai Alberto, vedrai, sarà bellissimo, vai, vai, vai. Ancora un vicolo, ancora un altro, a destra, poi a sinistra, poi passammo davanti a un muro e improvvisamente... Ah! Rimasi come folgorato e mio padre dice, ecco, questa è la sorpresa per te, che dici? Io non dicevo niente, mio padre sorrise, mi fece una carezza perché c'avevo la bocca aperta, gli occhi spalancati, perché non mi sembrava vero, era tutto gigantesco il grande cupolone, questa maestosa, questo colonnato così incredibile, una piazza immensa, guardate che piazza che è. Rimasi così, a vedere questa meraviglia, questo grande miracolo. Io mi vede celebrare nel 1950 un evento. Sentite quante voci, allegre, tristi, imperiose, chiassose e sommesse. Voci della mia storia, del mio intimo, a volte melodiose e dolci, a volte estremamente sgradevoli, ostinate, ruvide, che sanno di guerra. Io vorrei aver sentito solo quelle che parlano d'amore, ma la storia va per conto suo e io subisco, come tutti i figli miei. Poi venne la voce di Alberto, una voce bassa, come lo strumento che il padre suonava al teatro dell'opera e che negli anni venti già risuonava nelle prime recite parrocchiali. Un concorso per doppiare la voce del mitico Ollio, cioè Oliver Hardy,
quando il cinema sonoro era ai primi passi, lo strappò all'anonimato. Eventi, non fuori, se ve lo scemo. Oh, i cavalli mi piacciono. E credo che sarei un ottimo cavallo. E tu, cosa vorresti diventare? Poi metteva sempre il piede sul sabone. Oh! Fanno i pascoli sugli numeri, si divotano e fanno i cigni nei ruscelli, bianco come inchiostro. Guardo il cielo che diventa tutto blu, e le rondini che ci glittano svolazzando intorno al nido di bambù. Du, 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 du. Quindi quella voce si rovesciò sulle platee grazie a riviste come Zaboom. C'erano in locandina i nomi più importanti del teatro e del cinema italiano di quei tempi e dei tempi che sarebbero venuti dopo, insieme alle immancabili 48 gambe 48. Ma Alberto sperimentava un modo tutto suo per farsi notare, per conquistare il pubblico, che certe volte lo prendeva per pazzo. Dicevo, dopo un lungo studio, dopo 20 anni di osservazione sugli animali, le cose, le voci, eccetera, ho creato un numero di imitazioni, che non è ancora perfetto dopo 20 anni. Ma data l'eccezionalità di questo pubblico, di questa serata, eccetera, io mi permetterò di presentarlo così, ancora non perfetto. E poi cominciavo a faticare, andavo in fondo alla scena, cominciavo a sudare, eccetera, e prima di fare il verso del bue, una cosa di una sofferenza tale. Il bue! Prendeva in giro gli imitatori, prendeva in giro i piccolo borghesi e quelli che facevano certe danze, quelli che cantavano in un certo modo. Ecco, questo lui ha cominciato prendendo in giro anche coloro che dovevano amarlo. Lui di questo è stato molto al di sopra, se ne è quasi aristocratico inconsapevole. E questa è Via Asiago, come a dire, la radio italiana di sempre. Ma la radio di quei tempi richiedeva una dizione perfetta e sotto questo aspetto Alberto non veniva da una positiva esperienza. Per forza, lui, figlio mio in tutto e per tutto, come poteva essere promosso attore a Milano? La maestra mi pronosticò che se io non avessi curato la mia dizione, invece di carrozza, dicevo carrozza e ferro, non sarei mai diventato un attore. E alla radio portò proprio alcuni personaggi che aveva ricavato dall'osservazione della vita di tutti i giorni, come Mario Pio. Buonasera amici miei carissimi, buonasera a tutti, come state? State tutti bene? Tanti cari saluti a tutti, in particolare alla signorina Reginalda Saporito. La signorina Reginalda Saporito mi ha detto di salutarla perché sta male di frungolosi. Pronto, signorina Ginarda Saporito? Parla la signorina Ginarda Saporito? Non c'è la signorina Ginarda? Ah, è morta? E meglio sta bene. E scusi, se l'è messa la pomata? Ma come, c'è la frungolosi, non si mette la pomata? Ah, è morta ammazzata? Ah, mi perdono, scusi, sono interloquito. Pronto? Pronto Mario Pio? Pronto chi parlo? Chi parlo io? Da, quando che senti trucci trucci cavallucci vuol dire che arrivano i compagnucci. Personaggio, quel signorino per bene che aveva un certo modo di parlare, che poi era quello che correggevano i signorini perché non volevano essere alla pace di questi ragazzacci di strada che usavano il romanesco molto volgarmente, allora loro per correggere, perché noi non abbiamo a Roma un dialetto, non è un dialetto, è un parlar male l'italiano. E allora loro
correggendo, diciamo così, la loro dizione da signorini, da cocchi di mamma e di papà, e parlavano un po' col naso. Lui piaceva fare gli storpi psicologici, non mai lineare, mai rivolto al bene, e quindi anche quei personaggetti come il Conte Claro, Mario Pio, erano dei personaggi miserabili perché affamati. Poi era l'epoca, quell'epoca lì era un'epoca abbastanza di fame ancora, e quindi erano giustificati da questo bisogno, ma erano degli approfittatori. La sua attività diventerà presto frenetica, quasi una corsa fra la radio, il cinema e il doppiaggio. La sua voce sembrava adatta a tanti personaggi, italiani e stranieri. La prestò anche all'esordiente Marcello Mastroianni. Pronto? Domenica mattina ti rovina tutta la... Pronto, sì, sono io, Erco. Prima dei fini conti se ne va un'ora sana. Non sono potuto venire prima. E poi a Robert Mitchum, Alan Marshall. Siamo una Puglia sperduta, smarriti nel deserto. Pedro Armandaris. Il chef de presentarle il distinguido comandante del nostro reggimento, il colonel Turner. Kenneth Spencer. Puri di spirito. Perché vedranno il Dio. No. Secondo lei, commendatore, più bella piazza San Pietro e Castel Sant'Angelo o piazza di Spagna? È Roma, signora, è bella dappertutto. Vuole che glielo dica in versi? Renta il castello può giocare a buongioco e il santo padre si fanno spalla uno per parte, il cantiniere e il coco. E sotto la bandiera bianca e gialla può dare comidamente da quel loco benedizioni e cannonate a palla. Che bravo commendatore. Davvero mi piace? Senta questa. Sì. Se può fregare piazza Navona Mia e de San Pietro e de piazza de Spagna. Questa non è una piazza, è una campagna, un treato, una fiera, un'allegria. Va dalla Pulinaria alla Corsia, curi dalla Corsia alla Cuccagna, e tutto trovi roba che se magna, per tutto gente che la porta via. Qua sarse il cavalletto che dispensa sul culo a chi levò 30 narbate e 5 poi per la bonificenza. Vedete, appena poteva, Alberto, magari con la scusa di citare il Belli, mi faceva teatro dei suoi film, mostrando le mie bellezze ad un'Italia che ancora viaggiava poco. E solo grazie al cinema poteva fare la conoscenza con i miei famosi monumenti. Eccola qui, guardatela. Questa è la cappa nostra. Guardatela sta cupola che s'alza verso il cielo. Che c'è sta a fa? Ma non solo i monumenti, visto che non disdegnava neppure di incunearsi nella mia gloria domenicale, Porta Portese. Alcuni luoghi dove si consuma l'umanità di Roma sembrano eterni, come il Colosseo, come Porta Portese, dove Sordi ambienta uno dei suoi personaggi. Ed ecco la Porta Portese di oggi, rutilante di volti e tipi, di magliette contraffatte e jeans usati, ammonticchiati ed offerti da urlanti venditori, di giocattoli rotti e pregiate reliquie. Ciascuno cerca l'affare, che compri o che venda, in un bailamme indescrivibile, in un ordinato disordine. Ma voi lo sapete che questo mio mercato è uno dei più rinomati a livello internazionale? Ma è poi un mercato? Non è piuttosto un succo orientale? Cioè un altro aspetto della mia vocazione a farmi palcoscenico del mondo, dando a tutti un'opportunità di vita e lavoro. Allo stesso tempo, Porta Portese è un'occasione di festa, di incontri, di scambio, di contrattazione, di contatto con ciò di cui via via mi libero, ma che non deve mai andare perduto. Cioè chi compra e chi vende, ma nulla viene buttato perché in ogni oggetto sopravvive la memoria del nostro divenire. Tutto fa bella mostra di sé, dagli indumenti venduti al grido di «Cavate, cavate!», al vaso da notte sbrecciato, dalle statue ai mobili rococò, dal vecchio apparecchio radio alle conchiglie, fino agli oggetti più disparati. Anche Porta Portese è una grande ribalta dove recita chi offre la mercanzia e chi la contratta, in un miscuglio di lingue che sfociano sempre nella lingua romana, la mia lingua. Perché si parlava molto romano nel cinema? Perché il cinema si faceva a Roma. La Magnani, Fabrizi, questi partono col teatro di varietà. Poi alla fine è il teatro di varietà che poi è,
l'Alhambra Iovinelli e poi vengono risucchiati da Cinecittà. Ecco, è qui, tra la stazione Termini e Piazza Vittorio, che sorgeva questo spazio che rallegrò i romani d'inizio Novecento per molti anni. Ci andavano tutti, specie la domenica, anche con le famiglie. C'era la ruota che dava il brivido dell'altitudine, c'erano le sale di proiezione dei primi film, il padiglione della sirena o degli animali esotici e quello delle meraviglie, in un'allegra confusione. Poi arrivò da Cagliazzo un tipo dai modi molto spicci, comprò tutto e costruì un teatro, l'Alhambra Iovinelli. Prendeva il nome da lui, Don Peppe Iovinelli. In quel teatro, che diventò il tempio dell'avanspettacolo e della rivista, passarono Totò, Petrolini, Viviani e tanti altri destinati alla gloria dei palcoscenici. Poteva mancare il mio Alberto. Voi non vi rendete conto? Mi siete zompati tre volte sul piede. Ma quale piede? È il mio, che è il vostro. Piede mio. Ma avete proprio centrato il didone. Il dolore sul didone è un dolore che dà il cervello. Io manco pure di rispetto, scusatemi, Kesle. Non gliela faccio, non resisto, svengo. Ma stai attento tu a non venire sotto. Eccoci. No, state attenta a voi non venirmi sopra. Mie care Kessler. Sì. Voi siete due belle stanghe. Io per voi la più grande ammirazione. Ma ci avete pure due belle fette così. Come? Chiese mie. Ma che calzate voi, il 45? 2,45 a testa, 2 per 90, sono un 180 che mi piomba sul bidone. Oh, ma scusa. Non capiamo quello che tu dici di 90, di 180. La verità è un'altra, è che se tu sapessi ballare, noi non ti venimmo sul didone. No, la verità è che voi mi venite sul didone perché ci avete le fette. Ma che? Non dire così, non mi offendete, Kessler. Io ballavo prima di voi. Ma lo credo. Fantasista stilè, in dinner jack, frac, giacca bianca e bolero. Kessler, se io non sono diventato un Fred Astaire, ditelo al vostro Peter Pan, il coreografo. È perché io non ho calcato le scene di Broadway. Ma al Teatro Iovinelli di Roma, a San Lorenzo, tutti si ricordano di un Santi Bailos American Trash. I want a guy on a shiny white horse. Oh, ma che niente ce l'hai con me? Ormai hai 21 anni, è tempo che tu sappia di chi sei figlio. I comici dell'avanspettacolo avevano nella galleria Colonna il loro ufficio di collocamento e il mio sindaco ha voluto dedicarla proprio a lui, ad Alberto. Ha visto come? Cercavi? E te cercavo sì. Tu bisogna che la pianti di raccontare barzellette mie. Che barzellette? Ma come che barzellette? Quella del caffè fatto coi cicci. Buona questa. E il cameriere dice al cliente, che c'è dentro al caffè, il zucchero o due cannolicchi? Oh, dici che tu, io ho letto sul Mercatorelli. E se vede che ho letto pure io prima di te, tu lo sapevi che stava nel repertorio mio. Ma che fa, te la segni? Già siamo in due che la raccontiamo. In due, tre, ormai è diventata una cosa di dominio pubblico. Di dominio pubblico, permetti, te la accenno io. Non è questione di dominio pubblico, vedi? Perché se la racconto io una cosa, se la racconti tu... Sì, te stai tanto a preoccupare, ormai la sanno tutti quanti. Ma chi si preoccupa?
Sua deficiência de visão nunca desfocou o talento para o piano. Um grande oftalmologista, ele me disse, você é tecnicamente cego. O teclado, para mim, era uma mancha branca com uma mancha preta. E ainda jovem, foi possível vislumbrar a fama internacional. Não lendo partituras, você memorizava as músicas. Eu buscava a emoção e o som vinha depois. Marcelo Bratke, uma provocação, nesta terça, 11 da noite. Dom pode resolver isso? Dom vai dar um jeito. Você manipula a expectativa dos outros. Essa é boa. Quanto você vale? Vá lá e peça para eles. Vale cada centavo que te pagam. Captar negócios é a chave do seu salário, do seu status e do seu próprio valor. Não é só nosso melhor publicitário, mas o melhor que existe. Não me importo, contanto que atropele a concorrência. Está na hora de colher os frutos. Vamos! Aproveitar a noite. A que horas começam? Alberto, che vuole ricordare quei comici nel film Polvere di stelle, non restò un guitto, ma spiccò il volo e diventò un grande attore. Favola forte di guerrieri! Che? Magna del Pappone. Chi è Berto? Ermelinda ti chiama Berto. Ma perché non se lava le fette? E dammi un bacio. Oddio, mamma mia bella, a destra. Un colosso, uno grosso, geloso, disoccupato, che se non sia mai mi vede con te, m'ammazza! What kind of song you wanna get up, eh? Come nei film americani, vero? Mi presento al musichiere. Qual è il lago più grande d'Italia, signor Cristagabo? Come ripeto, non mi pronuncio perché la cosa non mi compete. Va bene, mi hanno dato la solita cella, quella che davano sempre al povero papà. Tanto io non guardo. Che t'ha fatto, che t'ha fatto, che t'ha fatto? Dimmi, dimmi, dimmi! Ma non ti rendi conto che lo sto aspettando? Chi se ne frega? Forza Roma! Sempre Forza Roma! Io ho paura. Dico di no. Dispiacente, ma io in servizio non riconosco nessuno. Signor sì. Bravo. Lo vede che funziona, Magnozzi? Poi, bifolco! Don Sermondin, diver, frequentatore del Baltabarè. Grazie, grazie, 10 anni di matrimonio. Ho ancora nel cuore le tue parole. E non vi fate conoscere da tutti per quelli che siamo. Col suo permesso, eccellenza. Mi vorrei sposare. Ma come, devi ancora cominciare già studi? Difendi la porta ad ogni costo, vai! Primo ticche è raganella, secondo è un fischiettino, il terzo è un pernacchino. Perdonate, quel soldato era mia moglie. Se te vedesse mamma come te sei ridotto, c'hai tutto il culo di fuori. Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Sì, sì, dite a me. Ma che sei, una mignotta? Mario! Andiamo! Classiche o romantiche, sono le corna che c'hai tu. Ari, eccoli, badabam! Ha visto mai che mi piace? Oh. Vedete questi? Vedete? Questi sono figli miei. Andatevi, eh? Mi somigliano tutti, perciò non c'è dubbio che sono miei. Ma vi immaginate se io avevo tutti questi figli qui? Immaginate sti capoccioni appresso, mamma mia, che paura! No, no, io voglio bene a questi figli. Quando lui ha fatto vedere tutti questi, questa bellissima galleria di italiani estremi, ognuno con un suo difetto, il vigliacco, l'approfittatore, il bugiardo, il seduttore, il corrotto, lo stupido, secondo me c'era un messaggio dentro. Cioè, guardate, io ve li do uno per ogni film. Però guardate che questi difetti possono anche convivere nella stessa persona. Vi voglio bene perché ognuno di questi mi ricorda
un periodo della mia vita. Mi ricorda una storia, mi ricorda un film, mi ricorda la mia carriera d'attore. Vedete? Ognuno è diverso dall'altro. Uno è scapolo, l'altro è marito, l'altro è seduttore, l'altro è amante, il moralista, fumo di Londra, un soldato, un ufficiale, un prete, un medico, un professore, un maestro di musica, un maestro di scuola, un mafioso, un cantante. Insomma, ci sono tutti. Tutti gli italiani di tutte le categorie. Quando si dice Alberto Sordi è l'italiano medio, rappresenta il personaggio dell'italiano medio dell'epoca del miracolo economico, soprattutto gli anni 50, gli anni 60 e così. Si dice un po' una cosa limitativa che gli toglie molto a questo attore, che è stato un grandissimo attore, che ha fatto personaggi che vanno molto al di là dell'italiano medio. Sono personaggi universali. Ogni tanto Alberto mi tradiva. Naturalmente lo dico per scherzo. E lo faceva con qualche altra capitale. Come Londra, dove era l'antiquario rapito dai costumi locali, dove per costumi si intende le ragazze con le minigonne e i capelloni alla Beatles. Oppure mi tradiva con New York, dove andò come killer mafioso per un giorno. O con Stoccolma, con le dolci ragazze svedesi. Sono svegliato come in un incubo. Ho visto delle luci tremolanti al di là della camera e un canto che si avvicinava sempre di più. Santa Lucia. Ecco sfilare una, due, tre, quattro, cinque apparizioni di angeli con le candeline in testa, una di queste con la cioccolata calda. Santa Lucia. Io come in un incubo a letto così, le ho fissate. E poi come in un sogno, uno, due, tre, sono sparite sempre cantando. Le sentivo allontanarsi lontano nel corridoio. Santa Lucia. Io sono di casa in Svezia. No, so, beh, anche un po' di parole, sono padrone della lingua io. Romana. Che c'è? Che? Non lo senti? Io pensate che le svedesi le conoscevo ancora prima di andare in Svezia, perché lessi su una guida turistica chi erano le svedesi e come si stava in Svezia. Volete sentire cosa diceva la guida turistica? Abbassate un po' la luce, un po' di atmosfera. Le donne nel nostro paese non ti domanderanno mai chi sei, se hai moglie o figli. Non ti faranno stupide domande, ti prenderanno per mano e ti porteranno nella loro casa, ti accenderanno due candeline e ti guarderanno negli occhi in silenzio. E in quel silenzio profondo e misterioso capirai che prima d'allora non eri mai stato un uomo felice. Alberto, scusa. Gli ho detto se questo weekend lo voleva passare a casa mia, mi ha detto sì. No, non ha detto niente. Sì. Perché così? Vuol dire sì. Senti, non puoi chiedere se così. Corrado. Sì, vuoi venire pure tu? Vieni pure tu. Anche no, ma dico, che faccio lì? Tu? Ti regge la candelina. Voglio sentire che è quasi primavera. Marra di meglio grilli per far cri-cri, sceglie nel cuore. Oppure di nuovo in America, dove il grande regista Francis Ford Coppola gli richiedeva un casereccio omaggio alla sua città, cioè a me. Ma i romani, davvero, certi romani sono come Sordi? La risposta è no. Lui ha monumentalizzato l'essere romano. In effetti nessun romano parlava precisamente come Sordi.
questo sono altri attori, diciamo, di rango inferiore che parlano romano porgendo orecchio soltanto a quello che arriva all'orecchio. Il modo di parlare di sordi, ecco, si può dire semplicemente questo. La loquela, il modo di parlare di sordi, veniva imitato dai romani. Quindi era qualcosa che lui aveva portato molto più in su. Chi so? So l'avanzi dagli papi, dagli cardinali, dagli baroni. Però anzi che so? So mannezza, popolo, sei una mannezza! Io quando ho sentito Papa Wojtyła parlare romano, a me mi ha dato un grande palo, mi ha fatto ridere. E questo è un grandissimo sintomo di simpatia. Ma quando ha detto... Diamo se ne fa. Volevo sapere. Siamo romani. Sono tre frasi apparentemente grevi. E non soltanto perché le ha dette il Papa, ma noi sentiamo che dietro ognuna di queste frasi damo se da fa, ma lo senti quante cose significa? Significa partecipare, significa prima di tutto essere, poi partecipare, collaborare, essere utili. Ma loro non lo sanno perché sono ignoranti. E se io ti dico le mani a poco, loro pensano subito che io sono avaro. E allora quando Sordi usa apparentemente il suono del romano, ma dentro fa echeggiare anche altre cose, fa echeggiare due cose. Una, il suo pensiero e il suo interesse per una società che prende in giro, il suo fortissimo interesse. E l'altro, anche un significato specifico del linguaggio. Quando un attore raggiunge una maturità artistica e anche fisica in un certo, insomma, si butta sui classici, ecco, non inventa più delle storie originali, ma i classici danno la possibilità di distendersi su un testo importante creato da un grande come Molière. E questa è una storia che si ripete, tutti i grandi comici hanno affrontato Molière. Molière forse me l'ha anche proposto, poi chi lo può dire che io non sono Molière? Per girare il film L'Avaro, Alberto scelse ancora una volta il mio passato. Cercò i pochi posti dove, come tra il Teatro Marcello e il Ghetto, c'è ancora sapore di antica romanità. Però, nonostante i miracoli del cinema, che fatica ritrovare il mio passato con tante automobili a fare da intralcio. Mentre Alberto sognava sempre di rivivere il nitore delle mie strade e piazze prima che diventassero un infinito e caotico parcheggio. Quando si lasciò eleggere sindaco per un giorno e lo premiarono anche come vigile onorario, raccomandò di trattarmi diversamente da come vengo trattata. Ah, andiamo bene, che fate, spiritosi? Ho detto là, fermate! Il centro di Roma consideriamolo come un grande museo a cielo aperto, da praticare a piedi, anzi in punta di piedi. Povero Alberto, non fece in tempo a vedere che il suo voto fu esaudito almeno per una notte, la mia notte bianca del 2003,
quando centinaia di migliaia di persone lasciarono l'auto a casa e si affollarono attorno ai miei monumenti in una gioia crescente. Camminando, guardando, ammirando, scoprendo, affollando, mangiando, in una notte che ebbe il crisma della felicità e della spensieratezza, dove tutti sembravano impazziti dalla possibilità di non rispettare i semafori, di incedere in mezzo alla strada, di non avere più problemi di sensi unici. Ecco Alberto, da lassù, dove si vedono probabilmente solo le cose grandi e non le piccole miserie, potrai forse vedermi come se le auto non ci fossero più, come se i miei figli mi rispettassero e mi amassero di più. E sarai contento e felice. Ma mi raccomando, non privarci mai del tuo sarcasmo, del tuo sorriso irridente, delle tue battute, che sono state e continueranno ad essere la vita per me. Perché ormai l'avrete capito. Alberto Sordi, so io. Amanhã, 11 da noite, Provocações recebe o pianista Marcelo Bratke. Não perca!